Ciao ragazzi, Paolo, Casa Suor Italia. Oggi siamo qui per fare un faction focus sulla fazione della Deathwatch, sul Codex Deathwatch, che avete visto essere la fazione che ho giocato nel primo Battle Report che abbiamo fatto con Riccardo. E mi scuso innanzitutto per la qualità del video e dell'audio di questo faction focus, perché dei due cugini, quello che ha l'attrezzatura per le riprese è Riccardo, quindi ovviamente il suo faction focus a livello tecnico avrà una qualità molto migliore del mio, e mi sono dovuto organizzare col mio cellulare e con un microfono che ho comprato per l'occasione. Quindi abbiate pazienza se il livello qualitativo del video e dell'audio non è quello a cui vi abbiamo abituati. Speriamo che questa situazione adesso si stia risolvendo e ritorneremo a fare le nostre solite riprese nel Casus War Bunker il prima possibile, però piuttosto che lasciarvi senza video ci siamo attrezzati così. Come già anticipato da Riccardo nel suo Faction Focus sui Necron, e come vi abbiamo detto anche in occasione del nostro primo Battle Report, noi non abbiamo una grande esperienza di Warhammer 40.000, anzi sostanzialmente non abbiamo nessuna esperienza di Warhammer 40.000, abbiamo iniziato a giocare 40.000 con questa edizione, e quindi sostanzialmente i nostri Faction Focus non saranno tanto un parere da esperto come tentiamo di dare in Age of Sigmar, o comunque un parere di una persona che ha un po' di esperienza nel gioco, ma sono più che altro delle prime impressioni e quelle conclusioni che ci sembra di poter trarre da questi manuali. Per concludere, prima di entrare nel vivo del Faction Focus vero e proprio, un'ultima annotazione che vi farò è che questo Faction Focus è stato molto difficile da preparare e sarà un pochino diverso rispetto a un Faction Focus tradizionale. Perché vi dico questo? Come probabilmente quasi tutti voi sapete, e chi non lo sa adesso lo saprà, la fazione della Deathwatch ha subito un cambio drastico nel passaggio dall'ottava alla nona edizione di Warhammer 40.000. Questo passaggio drastico è stato dato dal fatto che è passata da essere una fazione con un proprio codex che conteneva tutto quello che era necessario per giocare la fazione della Deathwatch, a diventare sostanzialmente un supplemento del manuale degli Space Marine. Quindi di fatto viene trattata come un capitolo effettivo degli Space Marine, con un suo codex che contiene tutte le informazioni specifiche per giocare la Deathwatch, ma che comunque richiede e si rimanda per le schede tecniche della stragrande maggioranza delle unità e per molte regole e abilità speciali o equipaggiamenti speciali, reliquie, eccetera, al manuale base degli Space Marine. Quindi, se voi giocate Deathwatch, purtroppo mi spiace per voi, ma siete obbligati a prendere entrambi i manuali. Ovviamente io non potevo fare un Faction Focus su entrambi i manuali per due motivi. Numero uno, perché sarebbe durato tipo 4 ore, già i nostri video sono molto lunghi, quindi non mi sembrava proprio il caso di fare questo tipo di analisi. In secondo luogo, perché in realtà molte delle informazioni contenute nel manuale, nel codex degli Space Marine, non sono così fondamentali per poter giocare la Deathwatch. Di conseguenza io ho tentato di fare, diciamo, un mix dei due, quindi tenterò di concentrarmi comunque sul manuale della Deathwatch, andando però a riprendere nel manuale Space Marine tutte quelle che sono le informazioni che reputo fondamentali o interessanti o utili per poter giocare efficacemente un'armata Deathwatch. Nella parte di lore rimarrò stabile sul Codex Deathwatch e non andrò a fare una lore generica per gli Space Marine. Per quanto invece riguarda le regole, mi vedrete saltare un po' di qua e di là. Tenterò col montaggio di rendere queste transizioni meno disorientanti possibile per voi che le guardate, però abbiate pazienza e pietà di me e tenterò di fare nel migliore dei modi, ma non è un Faction Core Focus facile da gestire. Chiaramente, legato al punto di prima della nostra inesperienza di Warhammer 40.000, come anche ha detto Riccardo in occasione del suo Faction Focus, nei commenti sentitevi liberi di dare i vostri pareri, di correggere eventuali errori che potrei aver fatto o eventuali regole che potrei aver mal interpretato, oppure se ci sono alcune unità che non ho trattato perché non le ho reputate utili o performanti all'interno di un'armata Deathwatch e voi pensate il contrario, scrivetemelo, fatemelo sapere, possiamo discutere attivamente, è sempre molto bello avere le vostre opinioni. Se potete, se faccio degli errori o se volete segnalare cose specifiche, fate i rimandi direttamente alle pagine del manuale, così poi per me è più facile anche andarle a recuperare. E niente, fatemi sapere in generale cosa ne pensate. E ora direi che ci addentriamo prima nell'uno e poi nei due manuali di cui parleremo oggi e ci rivediamo così per le conclusioni finali. Allora, quindi iniziamo a entrare nel vivo del manuale della Deathwatch. Qui li vedete tutti e due nel loro splendore. Come vi ho già anticipato, per quanto riguarda la lore, entrerò nel dettaglio solo della lore specifica della Deathwatch, non farò in generale la lore di tutti gli Space Marine, se no non arriviamo a casa più. Ovviamente la solita tabella del contenuto, introduzione, che vi dice un po' molto molto brevemente di cosa stiamo parlando, ma qui c'è uno degli artwork più belli che
che io ho visto in questo libro, che è anche quello che è stato usato per la copertina, che adoro. E entriamo nel vivo di quella che è effettivamente la lore. Allora, non andrò troppo nel dettaglio nella lore, abbiamo già anche fatto un minimo di introduzione alle diverse fazioni, compresa la Deathwatch, nel nostro video di revisione del manuale base. Se non l'avete ancora visto, andatevelo a guardare. E, però, diciamo, in questo primo capitoletto viene data un po' un overview di cos'è la Deathwatch, di qual è il suo concetto e come è organizzata. In concetto generale è che la Deathwatch, nonostante sia di fatto considerato un capitolo, non è un vero e proprio capitolo di Space Marine, in quanto non proviene da una delle regioni originali, non è associata a nessun primarca, ma è di fatto il braccio armato di una branca dell'Inquisizione imperiale, che è Lord Oxeno. E Lord Oxeno è quella parte dell'Inquisizione che si occupa di dare appunto la caccia agli alieni. La Deathwatch è il braccio armato di questa branca dell'Inquisizione, quindi sono sostanzialmente i soldati da mandare sul campo, e è formata da Space Marine che provengono in realtà dagli altri capitoli di Space Marine. Sono veterani di altri capitoli di Space Marine che vengono mandati dal capitolo originale a servire all'interno della Deathwatch per un tempo che può essere un tempo fissato, che può variare da una singola missione a un determinato periodo temporale, decenni o addirittura secoli, oppure può essere un servizio a vita, vita naturale durante. Chiaramente questo può generare dei problemi all'interno della Deathwatch stessa, perché come ben sapete probabilmente i diversi capitoli di Space Marine sono molto differenti fra di loro, specialmente a livello, diciamo, di cultura capitolare e di credenze capitolari. Quindi trovare al proprio interno e dover far collaborare magari uno Space Marine molto rigido e aderente al Codex come un Ultramarine con un altro, come per esempio un lupo siderale, uno Space Wolf, che invece non è aderente quasi per nulla al Codex Astartes, può essere molto complicato. Avere un Black Templar, quindi assolutamente avverso a qualsiasi forma di manifestazione psichica, che deve collaborare con un bibliotecario di un altro capitolo, altro problema che potrebbe essere molto importante. Tuttavia, diciamo che la missione che la Deathwatch deve svolgere, ovvero proteggere l'umanità dalla minaccia aliena, è sufficientemente forte per cui i membri che vanno a servire nella Deathwatch riescono di fatto a collaborare, e collaborano in maniera estremamente efficiente, portando quelle che sono le loro peculiarità e i loro punti di forza del capitolo da cui provengono, per fare alcuni esempi, l'abilità marziale in corpo a corpo degli angeli sanguinari, piuttosto che l'abilità negli assedi e nell'uso delle armi pesanti dei magli imperiali, o l'abilità tattica degli ultramarine. Tutte queste peculiarità vengono utilizzate e sfruttate per creare delle squadre di combattimento che siano perfettamente bilanciate e incredibilmente adattabili a qualsiasi situazione, che siano assolutamente indipendenti, capaci di gestire diverse possibili minacce che si possano dover palesare durante una missione nella maniera più efficiente e più efficace possibile. Per questo motivo, in realtà, la Deathwatch non si comporta come un vero e proprio capitolo, non viene utilizzata per guerre di attrito, viene utilizzata per attacchi mirati, operazioni chirurgiche contro obiettivi estremamente importanti, di alto profilo e sensibili, e quindi svolge la loro azione in piccoli gruppi ristretti, tendenzialmente tra 5 e 10 uomini, che prendono il nome di Kill Team. Questi gruppi sono, non sono dei gruppi standard armati tutti nello stesso modo come potrebbero essere le squadre tattiche Space Marine, ma sono appunto l'unione di diversi veterani con diverse specialità, specializzati in diversi tipi di equipaggiamento, e che quindi collaborano fra di loro per creare un team che sia un coltellino svizzero sostanzialmente dal punto di vista della guerra, e che possa affrontare qualsiasi tipo di minaccia che si trova davanti. I diversi kill team vengono modificati di volta in volta in funzione della missione. Chiaramente, se stiamo andando a fare una missione di un certo tipo, magari di infiltramento, potrà essere meno utile avere un Terminator, che non è proprio magari la scelta ideale, mentre sarà molto più utile avere dei veterani dell'avanguardia, magari del capitolo della Raven Guard, che quindi è specializzata in questo tipo di operazioni, o addirittura degli Space Marine in armatura Phobos, che sono perfettamente designati, mentre chiaramente se ci troviamo a dover affrontare una missione in cui dovremmo confrontarci magari con delle mostruosità, delle aberrazioni tiranidi, quindi mostri particolarmente grossi e resistenti, questi tipi di unità saranno meno performanti piuttosto che uno sterminatore o un Terminator armato di un'arma pesante e così via. Quindi i kill team sono delle piccole unità specializzate con una composizione estremamente variabile in funzione delle necessità. Altri aspetti che vengono descritti in queste prime due pagine vengono in realtà approfonditi più avanti, quindi non entreremo troppo nel dettaglio adesso.
Qui viene nella prima parte un attimo ribadito questo concetto di varietà nella composizione dei kill team e di specializzazione dei diversi tipi di equipaggiamento in funzione delle diverse minacce che ci si viene a trovare. Viene spiegato che questa flessibilità è resa necessaria dal fatto che le minacce aliene che ci si può dover trovare ad affrontare possono variare veramente da missioni di spionaggio a recupero di tecnologia, a affrontare maree di orchi, affrontare grossi mostri tiranidi. E quindi questa difficoltà nel dover affrontare tanti tipi di minacce molto diversi è la motivazione per cui la Deathwatch punta alla flessibilità e all'adattabilità come proprie caratteristiche peculiari. Viene poi specificato il fatto che il concetto su cui si fonda la Deathwatch e Lord Oxeno in generale è appunto l'eradicazione della minaccia aliena, basandosi sul presupposto che tutti gli alieni sono pericolosi, sono una minaccia contro l'umanità e quindi vanno sterminati. Le uniche condizioni in cui ciò non avviene può essere perché ci siano bersagli più prioritari al momento da dover affrontare. Questo chiaramente non vuol dire allearsi con gli Xeno, questa cosa è non intollerabile, anzi viene esplicitamente scritto che è intollerabile anche la semplice coesistenza con gli alieni, ma questo può voler dire semplicemente che l'epurazione di determinata razza aliena può scendere in secondo piano rispetto a un'alta priorità in quella determinata zona della galassia e quindi alla razza aliena viene permesso di sopravvivere, di perdurare per un po' più di tempo, però viene esplicitamente scritto che la condanna e l'epurazione della razza aliena in quel caso sono esclusivamente rimandate. Parliamo poi di un capitolo in cui si entra un po' più nel dettaglio di cosa vuol dire per uno Space Marine abbandonare il proprio capitolo di origine e andare a servire nella Deathwatch. Al momento viene descritto il fatto che al momento dell'ingresso nella Deathwatch l'armatura dello Space Marine viene completamente dipinta di nero per cancellare il colore che spesso è un emblema del capitolo di appartenenza. Lo spallaccio che porta l'emblema del capitolo di appartenenza viene spostato dalla spalla sinistra alla spalla destra e sulla spalla sinistra prende posto lo spallaccio della Deathwatch, che presenta al suo interno ben visibile, poi lo vedremo, il simbolo dell'Inquisizione. Questo per rappresentare ancora di più il fatto che la Deathwatch fa parte effettivamente dell'Inquisizione. L'armatura, come dicevo, viene completamente dipinta di nero, salvo per il braccio sinistro che viene completamente dipinto in argento. Quindi questo è, poi vedremo diciamo nelle art più avanti, l'aspetto dei membri della Deathwatch. Questo per rappresentare il fatto che una volta che uno Space Marine entra a far parte della veglia, perde completamente ogni legame col suo capitolo originario, viene anche detto che vengono perse eventuali onorificenze che lo Space Marine possa avere e la sua carriera sostanzialmente riparte da zero e gli eventuali gradi che acquisisce li acquisisce all'interno della Deathwatch. Chiaramente poi nel momento in cui il periodo di veglia dello Space Marine termina, lo Space Marine torna al suo capitolo di appartenenza, riacquisisce la sua armatura originaria, il colore della sua armatura originaria, riacquisisce tutti i gradi e può continuare nella sua carriera militare, diciamo. Viene anche descritto che il servizio all'interno della Deathwatch può essere dovuto a diverse ragioni, questo dipende molto dai singoli capitoli. In generale c'è un patto, un giuramento che è stato fatto da tutti i capitoli al momento della formazione della Deathwatch, per cui tutti i capitoli si sono impegnati ad evolvere parte, qui viene chiamata decima, non per forza può voler dire un decimo del capitolo, che è un quantitativo effettivamente molto grande di Space Marine, ma comunque una quota di propri soldati per contribuire alla missione comune. In realtà non tutti i capitoli rendono effettivamente fede a questo giuramento di per sé e quindi mandano frequentemente reclute nella Deathwatch. Ad alcuni l'Inquisizione deve andare a ricordare: guarda che è un po' che non mi mandi soldati, è ora che mandi la tua parte. Per altri capitoli invece viene vista come un'onorificenza, una cosa di cui andare fieri, poter servire nella Deathwatch e fare il proprio dovere nella protezione contro l'alieno. In altri casi invece può essere alcuni Space Marine possono essere mandati nella Deathwatch perché sono guerrieri che si sono distinti particolarmente nell'affrontare minacce aliene e quindi le loro competenze, la loro capacità e la loro esperienza può essere effettivamente un grande plus per poter portare avanti la missione della Deathwatch e quindi vengono mandati anche se il capitolo non sarebbe obbligato a farlo. C'è tutta una pletora diversa di motivazioni che possono spingere uno Space Marine a dover servire nella lunga veglia. Vengono anche descritti in questo capitolo gli scudi neri, che sono una delle cose che a me piacciono di più della Deathwatch, cioè li trovo molto caratteristiche a livello di lore, e sono sostanzialmente degli Space Marine che nel momento in cui entrano a far parte della Deathwatch cancellano ogni rimando al proprio capitolo di appartenenza, dipingendo lo spallaccio di nero, alle volte anche lacerandolo,
per renderlo assolutamente irriconoscibile, e qualsiasi informazione riguardo al loro passato e alle motivazioni che li hanno spinti a entrare a far parte della Death Watch vengono mantenute segrete e nessuno sa da dove provengano. Vengono fatte diverse ipotesi qua nel manuale per dare possibili idee da dove possono venire questi guerrieri. Possono essere membri delle legioni cadute in preda al caos, che però sono rimasti fedeli all'Imperium e quindi, non potendo andare da nessuna parte perché sarebbero stati visti come traditori da entrambe le fazioni, decidono di andare a lavorare per la Death Watch e di fare ammenda per il loro stesso capitolo originario, combattendo le minacce contro l'Imperium da parte degli alieni. Oppure possono essere Space Marine che nei loro capitoli hanno commesso dei crimini o delle infrazioni al codice di comportamento del capitolo stesso o al Codex Astartes, e quindi decidono di fare ammenda per il proprio comportamento, appunto andando a servire nella Death Watch ma cancellando i propri rimandi al capitolo originale. Viene anche detto che nel momento in cui questo Space Marine diventa uno scudo nero non porta più il proprio nome originale ma acquisisce un nuovo nome, segno del fatto che ha completamente abbandonato la sua vecchia vita e tenta semplicemente di fare ammenda tramite il servizio all'interno della Death Watch. Questa è una cosa molto, molto bella, mi piace un sacco l'idea di questi Space Marine dal passato oscuro che si lanciano nella mischia completamente pazzi e zeloti tentando di fare ammenda, di sacrificare la propria vita morendo con onore nel servizio della Death Watch. Mi piacciono veramente tanto. È qui presente anche un piccolo box sul Lord Oxeno che secondo me addirittura è molto risicato e comprende al suo interno una cosa che secondo me è un po' fuorviante e non è proprio corretta, ovvero nella prima riga del secondo capitoletto di questo box viene detto che Lord Oxeno è uno dei principali alleati della Death Watch. In realtà questo non è corretto dal punto di vista della lore, in quanto la Death Watch di fatto è alle dipendenze o comunque fa parte del Lord Oxeno. È comunque un capitolo di Space Marine e si gestisce più o meno in autonomia, però di fatto a livello dell'organigramma imperiale prende ordini dal Lord Oxeno. Addirittura Lord Oxeno, essendo un ordine dell'Inquisizione, può dare ordini anche ad altre branche dell'armata imperiale, compresi altri capitoli degli Space Marine, ma di fatto la Death Watch è intimamente legata a Lord Oxeno ed è alle dirette dipendenti del Lord Oxeno, nello stesso modo in cui i Cavalieri Grigi sono le dirette dipendenze del Lordo Malleus. Quindi questa è un'imprecisione che non capisco bene perché sia stata messa qui, non so se è un errore di traduzione nel passaggio dalla versione inglese alla versione italiana, ma di fatto dà un'ottica sbagliata secondo me a quello che è effettivamente la Death Watch. Qui viene descritta molto brevemente che cos'è l'utilità del Lord Oxeno, ma se avete il manuale base viene descritta in maniera molto migliore lì, quindi vi rimando ad andarlo a vedere lì. E come vi ho già detto prima, è semplicemente quella parte dell'Inquisizione che deve affrontare qualsiasi minaccia aliena, compresa la diffusione di tecnologie e di conoscenze aliene, e che basa questa sua attività sul diritto divino, diciamo, stabilito dall'imperatore, del fatto che l'umanità deve governare sulla galassia e quindi qualsiasi razza aliena è un impedimento a questa sacra missione dell'umanità e quindi va sterminata. E l'obiettivo del Lord Oxeno è proprio questo, e della Death Watch in particolare. Qui viene fatto un piccolo excursus per quanto riguarda l'equipaggiamento, molto interessante, mi piace un sacco questo art a fondo pagina. E viene specificato che, e qui è proprio dovuto al fatto che la Death Watch fa parte dell'Inquisizione, la Death Watch ha una, diciamo, capacità di gestione dell'equipaggiamento molto più elastica rispetto ai capitoli standard dei Space Marine, che devono adeguarsi al Codex Astartes, e quindi l'equipaggiamento è molto standardizzato. La Death Watch, sia per le missioni che deve andare a svolgere, sia dovuto al fatto che è l'unico, e qui è proprio perché è membro dell'Inquisizione, organo imperiale che ha la possibilità di poter sfruttare la tecnologia aliena a proprio vantaggio come arma contro gli alieni stessi, l'equipaggiamento della Death Watch è molto più vario e molto più ampio rispetto a quello dei normali Space Marine. Viene inoltre specificato che i singoli veterani che entrano a far parte di Kill Team di fatto mantengono come equipaggiamento l'equipaggiamento con cui sono più specializzati, quindi se un determinato Space Marine è specializzato nell'utilizzo del bolter pesante, molto probabilmente verrà schierato all'interno dei Kill Team come personaggio dedicato all'utilizzo del bolter pesante, perché è l'arma con cui ha più expertise e con cui può dare il maggior contributo alla causa. Vengono poi qui citate le munizioni specialistiche come esempio di equipaggiamento che viene specificamente progettato e sviluppato dalla Death Watch per le proprie attività. Vengono anche descritte brevemente
le diverse munizioni specialistiche, come funzionano, è abbastanza carino, mi piace, leggetevelo, questo capitoletto è molto interessante, e vengono anche citati alcuni equipaggiamenti un po' più standard, diciamo, ma che di fatto sono stati sviluppati e vengono usati solo dalla Deathwatch, per esempio il Requiem pesante Infernus, oppure il cannone a frammentazione della Deathwatch, e viene citato anche il fucile a pompa della Deathwatch. È molto interessante, viene anche citato il fatto che gli adepti dell'Adeptus Mechanicus che lavorano per la Deathwatch sono specializzati e hanno competenze specifiche anche per gestire la tecnologia aliena, perché come ho detto prima la tecnologia di conoscenza aliena rientrano all'interno delle minacce che la Deathwatch deve poter gestire, e quindi questo vuol dire incamerarle, nasconderle in modo tale che nessun altro possa averci accesso, ma anche utilizzarle per poter sfruttare i punti deboli degli alieni contro di loro. Qui c'è un piccolo excursus narrativo abbastanza carino. E infine abbiamo l'ultimo, diciamo, capitolo per quanto riguarda la lore, che entra un po' più negli aspetti organizzativi del capitolo. Viene ovviamente sottolineato il fatto che, non essendo un vero e proprio capitolo di Space Marine, non ha un mondo natio, ma l'ha detto, cioè, è localizzato all'interno della galassia in diverse fortezze della Veglia, che sono grandi navi, fortezza, che contengono al loro interno tutto quello che serve per farle funzionare autonomamente, dall'addestramento delle reclute, che in realtà reclute non sono, comunque dall'addestramento dei veterani che entrano a far parte della Deathwatch, alle fucine per la produzione di equipaggiamento e via dicendo, le prigioni, le cripte, eccetera, eccetera. Sono delle unità indipendenti, queste fortezze della Veglia. Ciascuna gestisce una piccola parte della galassia, in cui sono poi distribuite diverse stazioni della Veglia periferiche, quindi diverse stazioni specifiche che gestiscono territori più piccoli. Il concetto generale comunque è che la Deathwatch è sparsa più o meno per tutta la galassia, questo proprio perché deve poter avere i propri occhi e mantenere gli occhi dell'Inquisizione sull'area più ampia possibile. Questo vuole anche dire che è molto frammentaria, difficilmente, come dicevo prima, si formano grandi armate di Deathwatch, ma i membri della Deathwatch agiscono sempre in forze abbastanza limitate. Se c'è la necessità di avere una grande forza d'attrito contro una minaccia aliena, l'Inquisizione difficilmente ricorrerà alla Deathwatch, ma piuttosto recluterà armate di Space Marine o di Guardia Imperiale per andare a fungere proprio da forza d'attrito principale, magari con piccole forze della Deathwatch che agiscono dietro i ranghi o su missioni speciali che vanno a colpire appunto bersagli d'alto profilo e molto sensibili. Viene citato che c'è una fortezza della Veglia più grande delle altre, che è un po' la principale, quindi potrebbe avere un po', diciamo, fare le veci di quello che potrebbe essere il mondo capitolare di un capitolo, anche se così proprio non è, ed è la fortezza di Talasa Prime, che è una fortezza che in realtà è un intero mondo fortezza, questo è il motivo per cui è la più grande, ed era un ex mondo ultramarine che è stato ceduto e regalato, diciamo, indefinitivamente alla Deathwatch per avere la sua fortezza principale. Viene infine ribadito per l'ennesima volta il fatto che i kill team sono molto specializzati, possono cambiare da una volta con l'altra, però diciamo che questa informazione è già stata reiterata diverse volte, quindi non ci tornerò sopra nello specifico. C'è una breve descrizione di una zona di guerra che è la distesa Kalnat, con tre mondi possibili in cui vengono descritti, diciamo, dei contesti di conflitto che potrebbero essere utili per dare un contesto alle vostre partite o addirittura alle vostre campagne. Trovo sempre carina questa cosa perché dà un po' di lore, diciamo, un po' più focalizzata sulla guerra vera e propria, che può essere utile appunto specialmente per fare magari partite narrative che a noi, sapete, piacciono molto. E poi ci sono due piccoli box di lore specifici su alcuni, diciamo, membri notabili della Deathwatch, che sono il Kill Team Cassius, che avete sicuramente presente, è l'unico, credo, esempio di unità nominata all'interno di Warhammer 40.000, o quantomeno di Space Marine, da che mi ricordo io, ed è un intero Kill Team già predisposto e che è governato e gestito appunto dal cappellano Cassius. E viene poi invece descritta brevemente la storia del capitano della guardia Artemis. Se avete visto i nostri video con Straight Outta Pot avete visto il bel lavoro che ha fatto Ale, e non entrerò nei dettagli di queste specifiche lore perché, vabbè, non le trovo particolarmente utili in generale per quello che è il manuale. Abbiamo poi, inizia la sezione di quelle fantastiche tavole di miniature dipinte che abbiamo visto che nelle ultime edizioni stanno via via prendendo il sopravvento piuttosto rispetto alle artwork disegnate, e come vedete qui c'è l'aspetto della Deathwatch di cui vi parlavo, quindi armatura nera, spallaccio e braccio sinistro argentati con lo spallaccio della Deathwatch con ben visibile l'icona dell'Inquisizione.
mi è sempre piaciuto ed è uno dei motivi per cui mi sono avvicinato a questa armata, questa, anche visualmente, questa visione di Space Marine tutti dipinti di nero con questi bracci metallici col simbolo dell'Inquisizione e i diversi spallacci dei capitoli specifici sulla spalla destra. Mi è sempre piaciuto molto dal punto di vista visivo questa cosa. Qui vengono fatti vedere alcuni esempi appunto di veterani della Deathwatch e come vedete per esempio caso vuole che il veterano armato di Bolter Infernus con lanciafiamme sia una salamandra, questo proprio per quel concetto che vi dicevo che i diversi capitoli hanno spesso specializzazioni su diversi aspetti del warfare e questa cosa si riflette nelle composizioni dei kill team. Abbiamo qua anche alcuni tipi di armature diverse come le armature Gravis e l'armatura Phobos. Ha qualche tavola sui mezzi, e in particolar modo il mio adorato Corvus Blackstar che io adoro come modello, mi piace un sacco ed è l'unico mezzo specifico della Deathwatch che non esiste in nessun'altra capitolo di Space Marine e che mi piace da morire, questo jet stealth che arriva e vomita fuori i veterani della Deathwatch, lo adoro. Vengono qua fatti vedere anche i Dreadnought della Vergno, questi sono Dreadnought venerabili, mi spiace che non si vedano delle tavolozze dedicate ai Redemptor. E basta, una doppia tavolozza gigantesca con dentro un po' di tutto. Qui vediamo anche un Black Shield, spesso gli scudi neri come dicevo prima spesso sono raffigurati anche con un cappuccio oltre ad avere lo spallaccio completamente dipinto di nero e spesso hanno due armi da mischia perché appunto questa visione che vanno nel centro della mischia falcidiando tutto quello che trovano in preda a una furia zelota, mi piace veramente un sacco. Ed eccoci alla parte un po' più interessante, più corposa, diciamo, del manuale. Allora, qui farò un appunto che Riccardo ha già fatto in realtà nel suo Faction Focus sui Necron e che era praticamente un discorso che è venuto fuori quando abbiamo fatto il primo Battle Report, ovvero la questione della gestione di come sono disposte nel manuale le, chiamiamole, regole speciali in senso lato. È un po' confusionare secondo noi all'interno dei codex, nel senso che, facendo un rapido spoiler avanti, le abilità sono divise in diverse tipologie e quindi vediamo una prima sezione delle abilità speciali, diciamo, della fazione, che sono quelle dei distaccamenti, che sono presentate subito. Dopodiché iniziano la sezione degli stratagemmi, dei vari tratti, reliquie e quant'altro, e le regole del capitulum approbabit, e andando più avanti le regole crociate bla 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 arriviamo all'inizio del capitolo delle schede tecniche dove in realtà però sono presenti altre regole speciali e di fatto sostanzialmente un giocatore si trova a trovarsi metà delle regole speciali descritte in un punto e metà descritte in un altro, che in questo manuale, che è quello della Deathwatch, tutto sommato che è piccolo, è abbastanza vicino. In quello di Space Marine non è proprio così. Quindi forse per chiarezza e comodità, specialmente per i giocatori neofiti come noi, sarebbe stato più comodo mettere le regole speciali, anche se divise nelle diverse categorie, ma tutte assieme, non sparse in due punti diversi del codex. Però questa, diciamo, è una nostra nota a margine. Allora, qui, come vi dicevo, salterò un po' da un manuale all'altro per descrivervi le regole speciali, ovviamente, sia generiche degli Space Marine, che ovviamente si applicano anche alla Deathwatch, che le regole specifiche per la Deathwatch. Partiamo quindi sul manuale degli Space Marine, dove troviamo le prime abilità, che vengono racchiuse nella descrizione delle abilità dei distaccamenti, ma che comprendono già alcune abilità molto importanti per la nostra fazione. In questa prima parte delle abilità di staccamenti abbiamo tre piccole abilità che vengono poi subito descritte più nello specifico, che sono comando di compagnia, ovvero la limitazione per ogni distaccamento che prendete di un solo modello di capitano e due modelli di tenente, per evitare ovviamente spam di questi modelli. Le tattiche capitolari, che è una cosa molto interessante, che vengono poi descritte qua a seguito, descriveremo poi esattamente quella della Deathwatch. E la capacità delle unità truppe nei distaccamenti Adeptus Astartes di avere l'abilità obiettivo sicuro. Questo vedremo che per la Deathwatch è particolarmente importante e interessante, in quanto la possibilità di prendere alcuni modelli Space Marine che non sono truppe nelle loro datasheet all'interno dei kill team, che di fatto quindi li rendono delle truppe, permette di dare questa abilità obiettivo sicuro a modelli che normalmente non l'avrebbero in una normale armata Space Marine.
Per chi ci stesse guardando e non lo sa, cosa vuol dire obiettivo sicuro? Obiettivo sicuro è una regola presente nel manuale base che stabilisce che un'unità che ha questa regola, appunto, è in grado di controllare un obiettivo anche con un solo modello. E quindi è decisamente utile, specialmente in questa edizione molto orientata alla cattura degli obiettivi. Entriamo nel dettaglio in quella che è forse la più interessante di queste tre regole, che è quella delle tattiche capitolari. Subito nella pagina successiva abbiamo questo doppio paginone con le tattiche capitolari di quelli che sono i capitoli che originano dalle legioni originarie degli Space Marine. E nel nostro specifico andremo a vedere quello della Deathwatch, che come vi ho detto all'inizio del video, viene proprio trattata in questo manuale come di fatto un capitolo degli Space Marine, in tutto e per tutto. L'abilità capitolare della Deathwatch, la tattica, pardon, capitolare della Deathwatch ha due sottoabilità, chiamiamole. La prima permette di ritirare i tiri per colpire pari a 1 in mischia, sostanzialmente contro tutte le razze Xeno. Quindi qua viene specificato Tiranniti, Eldari, Orchi, Necron e Imperatau. Questo è molto utile perché gli Space Marine tendenzialmente hanno già ottimi modi per ritirare i tiri per colpire pari a 1, grazie ai capitani sostanzialmente, ma il fatto di sapere che tutta l'armata, indipendentemente dalla presenza dei capitani o meno, contro gli Xeno in corpo a corpo ce l'ha sempre, questa cosa permette di dare una buona spinta in corpo a corpo in generale alla Deathwatch. E che male non fa mai, perché abbiamo diverse, in generale quello che è la mia impressione è che 40.000 in generale, sì, gli Space Marine in particolar modo, hanno un'ottima gestione del combattimento alla distanza, il combattimento alla mischia diventa sempre un pochino più rischioso, ci sono meno frecce al nostro arco, nonostante ce ne siano parecchie. Questa regola per tutta l'armata permette di rendere anche i semplicissimi Space Marine già molto più impattanti. La seconda, che è un po' quella più famosa e più iconica della Deathwatch, è la possibilità di scegliere prima dell'inizio della partita un ruolo bellico, e qui specifico per chi non masticasse bene il gergo, ruolo bellico significa truppe, elite, supporto pesante, supporto leggero, eccetera, eccetera. Per tutta la battaglia potete ritirare tutti i tiri per ferire pari a 1 contro quel ruolo bellico. Quindi questo è molto utile e di fatto vedremo poi quando andremo a affrontare effettivamente le schede tattiche, rende la fazione il capitolo della Deathwatch un po' meno dipendente dai tenenti, in quanto di fatto questa regola si sovrappone un po' a quella del modello appunto tenente. Chiaro, dipende molto che armata vi trovate davanti, se vi trovate un'armata con una composizione ruoli bellici molto varia, diventa un po' meno performante. Se considerate il pre-battle report che abbiamo registrato io e Riccardo, sostanzialmente il 90% della piccola armata, giocavamo con armate piccole, però comunque quella era la situazione, il 90% dell'armata di Riccardo erano truppe. Quindi sostanzialmente con questa regoletta io ho ottenuto un ritira gli uno per ferire contro praticamente tutta l'armata di Riccardo. Quindi comunque questa è un'ottima abilità e vedremo poi più avanti diverse, si integra bene con diverse abilità, reliquie e tratti del generale della Deathwatch. Quindi comunque a me non dispiace per niente come tattica capitolare. Vero è che ci sono tattiche capitolari di capitoli che sono più performanti al momento, si vede anche da quelli che sono i capitoli più giocati al momento nei Space Marine, però vedremo che tra l'altro avremo un piccolo trucco nei nostri stratagemmi per poter prendere un po' quello che ci serve quando ci serve. Girando pagina troviamo un capitolo molto interessante riguardo le tattiche dei capitoli successori, ovvero voi non siete ovviamente obbligati nel caso in cui siete Space Marine a giocare le tattiche dei capitoli originari degli Space Marine, potete creare sostanzialmente il vostro capitolo e qui vengono messe una serie di abilità che potete dare come tattiche capitolari al vostro capitolo successore. Quindi molto, mi piace questa cosa, molto carina. Passiamo avanti velocemente alla parte del manuale dove vengono descritte, diciamo, la seconda parte delle regole speciali prima di passare a quello della Deathwatch, perché ci sono alcune abilità dei distaccamenti della Deathwatch che si basano su abilità contenute nel manuale Space Marine, quindi preferisco fare prima tutte le abilità speciali, diciamo, degli Space Marine generici e poi passare al Codex Deathwatch. Quindi, sotto il capitolato schede tecniche iniziano a essere presentate alcune abilità molto forti e molto importanti degli Space Marine. Sicuramente la più conosciuta e la più importante è Angeli della Morte, che in realtà è una regola singola che però contiene al suo interno quattro sottoregole.
tutte estremamente importanti e che andremo a vedere una alla volta. La prima è "Ed essi non conosceranno la paura", una delle più iconiche frasi in generale e regole di Warhammer 40.000. È stata modificata rispetto alla precedente edizione perché sono cambiate le regole base di Warhammer 40.000 per i test di Battleshock. E in questa versione delle regole, essi non conosceranno la paura permette di ignorare i modificatori e i test di logoramento. Rispetto all'edizione precedente, considerando come sono cambiate le regole della disciplina, di fatto questa regola è diventata un po' meno performante, un po' meno potente. Prima era decisamente più impattante sulla fase di morale, però così è e quindi ce la teniamo così com'è. Seconda regola, disciplina del Requiem, anche questa molto importante. Questa regola permette ai modelli Space Marine armati con un'arma Requiem, quindi qualsiasi arma che nel suo nome contenga la parola Requiem, a cadenza rapida, quindi, che normalmente, ricordo, le armi a cadenza rapida possono raddoppiare il numero di attacchi che fanno entro metà della gittata. I modelli dotati dell'abilità Disciplina del Requiem possono raddoppiare questo numero di attacchi anche se, non solo se il modello è entro, il bersaglio è entro metà della gittata come al solito, ma anche se il modello che spara è un modello di fanteria che è rimasto stazionario nella fase di movimento precedente, oppure se il modello che spara è un Terminator o un motociclista. Quindi questa cosa è molto importante perché permette di sfruttare molto di più le armi a cadenza rapida, specialmente è molto importante per i Terminator e per i motociclisti, che quindi hanno la possibilità di sfruttare, specialmente mi vengono in mente i Terminator, Grazie, Requiem, Tempesta, che già fanno un buon numero di attacchi di base, di poterli raddoppiare indipendentemente dalla gittata, se si siano mossi, eccetera, eccetera. Quindi questa è una regola molto molto importante, disciplina di Requiem. Terza regola compresa nella macro regola, diciamo, Angeli della Morte, è Assalto a Sorpresa. Questa l'ho trovata anche questa molto impattante nel Battle Report contro Riccardo e si integra molto bene col tratto capitolare, chiamiamola tattica capitolare, della Deathwatch. Assalto a Sorpresa conferisce un attacco in più ai modelli Space Marine in mischia se i modelli Space Marine hanno caricato, sono stati caricati o hanno fatto un intervento eroico. Se combinate quindi questa abilità con la tattica capitolare Deathwatch, che vi permette di ritirare gli uno per colpire in mischia contro gli Xeno, e oltretutto volendo anche di ritirare gli uno per ferire contro uno specifico ruolo bellico, nel giusto contesto, contro il giusto bersaglio, voi vi trovate con un'unità che ha un attacco in più, ritira gli uno per colpire e gli tira gli uno per ferire, senza bisogno di nessun modello eroico che le supporti nelle vicinanze. Quindi non è male per niente, anche il vostro normale Space Marine, come dicevo prima, o i Primaris che già partono con un attacco in più, già riescono a tirare un buon diciamo, pugno in corpo a corpo contro le unità, diciamo, di fanteria base, fanteria leggera, comunque cose non eccessivamente ostiche, per esempio anche contro le orde. Infine abbiamo l'ultima sottoabilità di Angeli della Morte, che è le dottrine di combattimento. Questa abilità ve la descrivo adesso nel manuale Space Marine, poi ve la dovrò descrivere in maniera leggermente diversa perché il Codex Deathwatch permette di modificarla leggermente. Di base, questa abilità permette di aumentare di 1 il valore di penetrazione di specifiche tipologie di armi che dipendono dal tipo di dottrina attiva. La dottrina devastatrice influisce sulle armi pesanti e le granate, la dottrina tattica influisce sulle armi a cadenza rapida e le armi automatiche, e la dottrina d'assalto influenza le armi da mischia e le pistole. Normalmente in un'armata Space Marine voi avete dei limiti sulle dottrine che potete attivare in funzione del turno di partita che state giocando. In particolar modo al primo turno siete obbligati ad avere la dottrina devastatrice, al turno 2 siete obbligati ad avere la dottrina tattica, al turno 3 potete scegliere tra dottrina tattica e dottrina d'assalto e i turni 4, 5 e 6 siete obbligati a rimanere sulla dottrina d'assalto. Vedremo tra poco nel Codex Deathwatch che la Deathwatch ha la possibilità di sfruttare questa regola in maniera molto più flessibile. Prima di passare quindi al supplemento della Deathwatch, le ultime regole che voglio menzionare nel manuale Space Marine sono le abilità di schieramento. Saltando allora le abilità Morte dai Cieli, Posizioni Nascoste, Aggirare, Assalto Teletrasportato, che sostanzialmente sono tutte abilità che influenzano l'entrata in campo o il posizionamento in campo delle unità, e non andrò a vederle ciascuna, sostanzialmente alcune vi permettono di fare quello che viene chiamato Deep Strike, quindi schierare unità durante la partita in posizioni del campo abbastanza avanzate, e posizioni nascoste invece permette di schierare un'unità in avanguardia, quindi già molto avanzata nel campo.
Quella su cui mi voglio focalizzare è squadre di combattimento, perché è un'abilità che diventa molto utile in particolar modo per la Deathwatch. Squadre di combattimento vi permette all'inizio dello schieramento, quindi prima che qualsiasi unità venga schierata, di poter splittare un'unità Space Marine in due. Potete fare questa cosa solo se l'unità però è al numero massimo di modelli che potrebbe includere. Quindi, per esempio, un'unità che può prendere massimo 10 modelli può splittarsi in 2 da 5, ma deve essere appunto al massimo di 10 modelli. Le due unità in cui viene divisa devono essere più simili possibile, quindi se è un numero pari deve essere divisa esattamente a metà, o se no c'è un modello che può ballare da una parte e dall'altra, ma non potete dividere un'unità con molti più modelli da una parte e molti meno dall'altra. Queste due unità vengono quindi schierate in campo e di fatto verranno considerate per il resto della partita come due unità separate. Vedremo che questa cosa è molto importante, implementata all'interno dei kill team. Ok, passando quindi al Codex Deathwatch. Sempre sotto abilità di staccamenti abbiamo un primo twist delle regole base dei Space Marine, quella che viene definita tattiche della missione. Cosa vuol dire? Tattiche della missione è un'abilità che vi permette di poter scegliere le vostre dottrine tramite dottrine di combattimento liberamente all'inizio di ciascun turno. Liberamente con dei limiti ovviamente, non siete obbligati a scegliere in ciascun turno una determinata dottrina, ma siete limitati al numero di volte all'interno della partita in cui potete scegliere ciascuna dottrina. Questo in particolar modo vuol dire che potete scegliere una sola volta la dottrina devastatrice, due volte la dottrina tattica e tre volte la dottrina d'assalto. Chiaramente il numero di volte che potete sceglierla è limitato, altrimenti questa regola diventerebbe troppo forte, ma la possibilità di non essere più obbligati ad avere sempre la solita sequenza di dottrine può essere molto interessante. Vi può permettere di avere uno stile di gioco molto aggressivo e quindi andare con una dottrina d'assalto già addirittura al turno 1 se avete la possibilità di arrivare molto vicino all'avversario, o partire con una dottrina tattica e poi arrivare subito d'assalto il turno 2. E di tenervi magari la dottrina devastatrice in un punto più avanzato della partita in cui potrebbe essere più utile. Chiaramente questa regola è molto potente ed è molto versatile, ma è anche abbastanza difficile da usare, o comunque non è così immediata, serve un po' di esperienza. Infatti, se vedete il battle rap mio di Riccardo, io l'ho usata malissimo. Quindi non prendete ad esempio assolutamente come l'ho fatto, era la prima volta che giocavo, ci sta, praticamente non ho azzeccato quasi mai la dottrina giusta, perché non avevo una buona visione di quello che stava succedendo nel campo. Quindi tattiche della missione, assolutamente un'ottima abilità specifica della Deathwatch. Facciamo un salto veloce alla sezione delle schede tecniche dove vengono presentate le altre abilità speciali della Deathwatch. La prima presentata in questo capitolo sono le munizioni specialistiche, forse una delle abilità speciali della Deathwatch più famose e più iconiche, ovvero la possibilità dei modelli Deathwatch, ed è interessante che qui viene specificato che ogni singolo modello di ciascuna unità può scegliere cosa fare, quindi non siamo obbligati a far fare la stessa cosa a tutti i modelli di un'unità. Quando spara con un'arma dotata dell'abilità munizioni specialistiche, qui c'è una modifica rispetto alla versione precedente del Codex Deathwatch, ovvero munizioni specialistiche è un'abilità delle armi, mentre prima era un'abilità generica e veniva messa una lista di tutte le armi che la potevano usare, che effettivamente era molto scomodo da un punto di vista di comodità del giocatore di sapere se poteva farlo o no. È molto più sensato effettivamente che sia una regola specifica dell'arma. Quindi, quando un modello Deathwatch spara con un'arma dotata dell'abilità munizioni specialistiche, può scegliere che tipo di munizioni usare. Ci sono quattro tipi diversi di munizioni che danno quattro benefici diversi. I benefici sono stati leggermente modificati rispetto alla versione precedente e secondo me è vero che uno solo è stato decisamente depotenziato, ma è stato depotenziato in un'ottica di bilanciamento del gioco e ci sta, effettivamente era un po' sgravato. In generale mi piace adesso come sono distribuiti perché danno benefici diversi che vi permettono di scegliere in funzione della situazione contingente quale è più utile. Le munizioni sono la munizione fuoco di drago, che permette di ignorare i benefici della copertura del bersaglio. Attenzione che questo identifica tutti i benefici di copertura, non solo il più uno al tiro salvezza. Abbiamo poi le munizioni fuoco infernale, che aumentano di uno il tiro per ferire, non contro modelli veicoli o titani, ci sta, è sensato. Le munizioni Kraken, che aumentano di 6 pollici la gittata dell'arma e conferiscono più uno al valore di penetrazione dell'arma. E le munizioni Vendetta, che aumentano di uno il danno dell'arma. In generale, ovviamente diciamo, il più grande nerf alle munizioni specialistiche è il fatto che non possono essere più usati sugli Stormbolter, cosa che invece si poteva fare nella precedente edizione. Anche questo, secondo me, è sensato ed era un po' sgravo.
perché diventavano effettivamente delle armi devastanti. Praticamente era detto che si giocava solo ed esclusivamente con gli Stormborder. E questo toglieva anche variabilità al gioco, che è una cosa che secondo me non è mai positiva, quindi questo può essere considerato come un nerf. Però c'è uno stratagemma apposito per utilizzarle con i primaris, perché un altro nerf che è stato implementato è stato il fatto che nessun'arma degli Space Marine primaris ha munizioni specialistiche. Questo posso capirlo da un punto di vista di bilanciamento del gioco. Però, da questo punto di vista è un nerf che però non capisco molto dal punto di vista della lore, nel senso che se uno Space Marine, indipendentemente da che Space Marine sia, entra a far parte della Deathwatch e c'è questo concetto che i membri della Deathwatch, che sono membri di kill team specializzati, e tutti hanno queste miniature fighe, queste, scusate, munizioni fighe da poter usare, non capisco dal punto di vista della lore perché queste munizioni si possono usare nei bolter normali e non siano ancora state fatte per i bolter dei Primaris. Però questa è, diciamo, una mia considerazione dal punto di vista della lore. Non è molto sensata, non mi piace molto il senso che ha, però capisco che comunque questo è un gioco di miniature, quindi ci sta che si devono fare anche delle scelte per bilanciare il gioco. Per quanto riguarda queste munizioni, secondo me, nella stragrande maggioranza dei casi, il fuoco infernale potrebbe essere la più utile in senso generico, perché andando ad aumentare di uno il tiro per ferire, va di fatto a impattare direttamente la statistica del danno che un'unità può generare. Chiaramente però bisogna valutare caso per caso. Le Kraken possono essere molto utili se permettono di entrare in gittata con le armi, per esempio a cadenza rapida. Quindi di fatto aumentando di uno, raddoppiando il numero di attacchi, diventano molto più impattanti delle fuoco infernale. E, mentre invece per esempio le Vendetta possono essere utili se abbiamo armi con danno 1 e stiamo sparando contro unità che hanno due ferite. Quindi bisogna un pochino valutare caso per caso. Diciamo che se proprio siete in dubbio e non sapete cosa fare, tendenzialmente col fuoco infernale andate sempre bene, a meno che appunto non stiate sparando contro un veicolo o un titano. Seconda regola molto importante per la Deathwatch, e questa la capiremo la sua importanza quando affronteremo l'aspetto dei kill team, è la regola unità mista. Non sto a entrare nel dettaglio, il concetto base è che se avete un'unità come sono i kill team che comprende modelli con resistenze diverse, visto che quando viene effettuato il tiro per ferire, quindi si va a confrontare forza dell'attacco con resistenza del bersaglio, non si sta già allocando l'attacco a un modello specifico, ma si sta considerando tutta l'unità, bisogna considerare come valore di resistenza dell'unità il valore di resistenza della maggior parte dei modelli dell'unità stessa. Nel caso in cui ci sia un 50-50, può scegliere il giocatore Deathwatch che valore di resistenza utilizzare. Il caso più lampante è quando avete nella stessa unità Terminator e Space Marine normali. Viene poi fatta una chiarificazione a livello delle keyword, però questa l'affronteremo meglio nel dettaglio quando parleremo dei kill team, quindi non ci sto a entrare nello specifico adesso. Quindi, per ora la cosa importante da ricordare è la questione della resistenza, tutto il resto lo affronteremo poi nelle regole specifiche dei kill team. Rieccoci di nuovo nel manuale degli Space Marine, poiché prima di affrontare il grande capitolo dei kill team, che voglio tenere per ultimo prima di entrare nelle specifiche schede tecniche, affrontiamo diciamo, gli altri capitoli che vengono inseriti nei manuali, sia Space Marine che Deathwatch, prima delle schede tecniche, ovvero le reliquie, i tratti del generale, eccetera, eccetera, eccetera. Il primo capitolo in realtà che viene presentato nel manuale Space Marine è il comando capitolare. Questa credo, se non sbaglio, correggetemi se sto dicendo una cavolata, è una novità della nona edizione, ovvero la possibilità di upgradare alcune figure di eroi di HQ di Warhammer 40.000 a una versione più potente e diciamo più elevata nella scala gerarchica degli Space Marine. Non entro nel dettaglio in tutte le figure, vi dico quelle che secondo me sono le più interessanti. Considerate che la Deathwatch ha precluso, quindi non potete prendere mai il Maestro Capitolare, che è il potenziamento del capitano. Questo perché all'interno della Deathwatch non esiste un Maestro Capitolare della Deathwatch, però il livello, diciamo, superiore al capitano è rappresentato dai maestri della guardia. Di conseguenza, in un'armata Deathwatch non potete mai prendere il Maestro Capitolare. Le due, diciamo, i due upgrade che secondo me sono i più interessanti in assoluto sono il Maestro della Santità, che è l'upgrade per i cappellani. Vedremo che i cappellani sono molto interessanti in questa nuova edizione, per alcuni aspetti secondo me quasi più interessanti dei bibliotecari. E il Maestro della Santità vi permette, se avete l'assoluta necessità, diciamo, la vostra strategia punta tanto sulle litanie dei cappellani, col Maestro della Santità avete miglioramenti che vi permettono di rendere il vostro cappellano decisamente più affidabile.
E questi sono la possibilità di aggiungere uno a tutte le volte che tirate per vedere se una litania è ispiratrice, quindi la litania diventa ispiratrice al 2 più invece che al 3 o più, e secondariamente il maestro della santità conosce una litania aggiuntiva rispetto al cappellano normale. Quindi se avete una tattica, una strategia che punta sui cappellani, senz'altro il maestro della santità può essere un potenziamento interessante. Ma l'assoluto vincitore di una discreta lunghezza nel capitolo comando capitolare è il capo apotecario. Vedremo quando tratteremo l'apotecario, che l'apotecario è probabilmente uno dei modelli più potenti di tutto il manuale dei Space Marine al momento, per diciamo rapporto costo-benefici. E praticamente è quasi obbligatorio prendere il capo apotecario quando si prende un apotecario, perché per i pochi punti che costa il potenziamento vi permette di curare 3 ferite invece di 3 quando usate l'abilità dell'apotecario ricostituenti da campo, quindi ottimo, modelli con 3 ferite vengono curati istantaneamente. E in più potete usare lo stratagemma rianimazione da campo, che è quello che vi permette di riportare in vita modelli morti, diciamo, a 0 punti comando, quindi gratuitamente. Quindi sostanzialmente avete un apotecario che porta in vita gratis un modello a turno e cura 3 ferite gratis ogni turno, che è una bomba. Quindi assolutamente capo apotecario da prendere se prendete un apotecario nella vostra armata. Passiamo quindi al capitolo degli stratagemmi. Anche qui di stratagemmi ne abbiamo una marea, e ne abbiamo sia in questo manuale che nel manuale della Deathwatch. Quindi farò un po' e un po', e anche qui mi concentrerò solo su quelli che io reputo essere i più interessanti o i più potenti o i più performanti, oppure magari metterò in luce quelli che secondo me invece sono quelli un po' più carenti per mettere in guardia eventualmente. Ok, quindi per quanto riguarda gli stratagemmi generici degli Space Marine, senz'altro Fisico Transumano è uno dei più famosi e dei più utilizzati, limitato ai soli Space Marine Primaris, e permette di poter ferire l'unità bersaglio con un tiro esclusivamente di 4+. Quindi è molto utile per proteggere l'unità Primaris contro il tiro di armi ad alta forza. E decisamente per il costo, specialmente il costo dipende dal numero di modelli dell'unità, fino a 5 modelli costa 1, altrimenti costa 2 punti comando. Quindi considerate che molto spesso i kill team vengono splittati in gruppi da 5, in piccoli gruppi da 5 modelli, quindi per un punto comando permettere di poter ferire il vostro kill team solo al nemico solo col 4+ non è male come stratagemma. Molto buono anche cadenza rapida. Cadenza rapida è uno stratagemma specifico per gli intercessori, è un po' caro perché costa 2 punti comando, però è potenzialmente molto interessante. Permette alla fine della fase di tiro di far tirare nuovamente un'unità di intercessori che l'ha già fatto. Ovviamente rende il massimo su unità molto grandi, quindi considerando che i kill team spesso sono unità più piccole, forse per la Deathwatch non è proprio lo stratagemma migliore. Però fatta nel momento giusto contro il giusto bersaglio vi permette agli intercessori di tirare un buon secondo colpo contro il vostro avversario, che può portarvi per esempio a liberare un obiettivo completamente o eliminare un'unità particolarmente ostica. Quindi comunque come stratagemma lo trovo un buono stratagemma. Abbiamo poi Saggezza degli Antichi, stratagemma che va a influenzare i Dragnok, e permette di dare sostanzialmente fino all'inizio della prossima fase di combattimento o l'abilità dei capitani o l'abilità dei tenenti, quindi di ripetere gli uno per colpire o gli uno per ferire alle unità base entro 6 pollici. Importante da notare che i Dreadnought sono unità base, quindi al contrario dei capitani e dei tenenti che non sono più soggetti alla loro stessa abilità, questa abilità influenza anche il Dreadnought stesso. Ok, arriviamo a uno dei stratagemmi migliori in tutto il codex, in particolar modo se avete un capo apotecario, ed è rianimazione da campo. Questo è lo stratagemma che permette di riportare in vita modelli che sono stati eliminati. È interessante rispetto alla versione precedente, che è stato specificato che vengono riportati con tutte le ferite. Quindi questo ha generato all'inizio quell'assurdità di mandare in giro gli AV, quindi i buggy con la mitragliatrice di Space Marine nuovi con gli apotecari, perché tanto potevano tirarli su full di nuovo quando venivano eliminati. Ovviamente era una cosa senza senso ed è stata sistemata nelle FAQ. Però già normalmente, se pensiamo anche solo a un modello con 3 ferite, quindi qualsiasi cosa che abbia un'armatura gravis, per esempio gli intercessori pesanti o gli sterminatori,
non è male per niente. Poi la possibilità di tirarne su uno a piene ferite per turno. Se avete un capo apotecario, oltretutto gratis. Quindi capite bene perché l'apotecario è una scelta, il capo apotecario in particolar modo è una scelta quasi obbligata ormai nelle armate Space Marine. Abbiamo poi Guerra Mordi e Fuggi, questo è un ottimo stratagemma e permette al costo di un solo punto comando di far ripiegare un'unità di motociclisti, Landspeeder o Stormspeeder, e poter poi tirare anche se ha ripiegato. Considerando che le moto, i motociclisti generalmente sono una unità abbastanza performante nel nostro codex, per un punto comando è senz'altro uno stratagemma valido. Passiamo alla prossima pagina. Strategia adattativa è uno stratagemma potenzialmente interessante, permette a un'unità base fino all'inizio della prossima fase di comando di essere considerata con tutte e tre le dottrine attive. Ora, in un'armata Space Marine normale non vedo tantissimi casi in cui ci sia il bisogno che un'unità abbia un bonus attivo su armi pesanti, su armi a cadenza rapida, su armi d'assalto, pistole e armi da mischia. Non ci sono unità con questa miscela di armi. Potenzialmente, invece, nella Deathwatch potrebbe essere interessante perché nei kill team, specialmente nei kill team di Space Marine Standard, può capitare che abbiamo questa miscela, quindi potenzialmente è interessante. Tuttavia, secondo me, la Deathwatch ha uno stratagemma, ad hoc che secondo me è un po' più performante di questo. Quindi, in generale, strategia adattativa non lo considero un grandissimo, stratagemma. Infine abbiamo il stratagemma equipaggiamento, in cui mi sento di indicarne solo un paio che sono particolarmente interessanti. Che sono bomba termica, un po' situazionale, ma potenzialmente potrebbe essere interessante. Per un punto comando permette a un modello di un'unità che ha bombe termiche, quindi tendenzialmente i primi che mi vengono in mente sono i veterani dell'avanguardia, di fare un solo attacco contro un veicolo. Il bersaglio deve essere un veicolo, e se colpisce fa 2 dadi da 3 di ferite mortali. Quindi, per poter eliminare un veicolo nel momento giusto. È un buono stratagemma. Non amo molto i valori randomici, 2 dadi da 3 potenzialmente è molto buono, potenzialmente no, quindi è appunto un po' situazionale, però costa solo un punto comando, quindi potrebbe essere comunque interessante. Molto interessante invece è coltre di fumo. Permette a un'unità con questa abilità che viene bersagliata di avere un -1 per essere colpita fino alla fine della fase. I modelli che mi vengono in mente principalmente che ce l'hanno sono gli infiltratori, eccetera, i modelli armati di armatura Phobos, e è molto utile perché questi modelli tendono a schierarsi molto in profondità all'interno del campo dell'avversario e se messi in copertura in un elemento scenico con in più coltre di fumo diventano molto difficili da colpire, quindi vi permettono di prendere obiettivi molto all'interno della zona. Molto all'interno del campo, che può essere verso il centro del campo da gioco, addirittura all'interno della zona di schieramento dell'avversario, mantenendo però un'unità abbastanza protetta. Quindi questo mi sembra un ottimo stratagemma per un punto comando. Passando invece agli stratagemmi della Deathwatch, qui secondo me potenzialmente, nonostante il numero ridotto rispetto a quelli di Space Marine, ce ne sono in proporzione di più interessanti. In particolar modo abbiamo una selezione che sono un po' sparsi all'interno degli stratagemmi, adesso vedrò di prenderli uno per uno. Abbiamo uno stratagemma specifico per ciascuna razza Xeno contro cui potremmo doverci trovare a giocare. Il primo è Salva Precog, che è diciamo, lo stratagemma indicato per combattere contro unità Eldar, quindi sostanzialmente. E permette di ignorare i modificatori al tiro per colpire e all'abilità balistica contro gli Eldari, quindi ottimo per unità che sfruttano il fatto di essere mobili volanti e difficili da colpire. Poi abbiamo Disgiunzione Sinaptica, che invece è lo stratagemma, diciamo, anti-tiranidi, e in particolar modo permette di ferire automaticamente con i 6 per colpire contro sinapsi tiranide. Quindi è molto buono per bersagliare questo specifico tipo di componenti delle armate tiranidi. Passiamo quindi allo stratagemma anti-orchi, diciamo, che è fermare la marea verde, che per 2 punti comando vi offre 2 benefici. Il primo permette all'unità Deathwatch, scelta come bersaglio della carica, di tirare direzione, cosa che ricordo adesso comunque richiede una stratagemma, non è più una regola generale di Warhammer 40.000, quindi questo stratagemma comunque vi permette di farlo. In più, per ogni modello orco distrutto con questo tiro di direzione, il tiro per la carica viene ridotto di 2.
quindi potenzialmente può portare anche la carica a fallire. Abbiamo poi misure di sicurezza, che è lo stratagemma specifico per i Necrons. Mi avete visto usarlo diverse volte contro Riccardo, e alla fine avrei dovuto usarlo in realtà anche alcune volte che ho deciso di non usarlo. E permette sostanzialmente di togliere uno dei tiri di protocollo rianimazione per le unità Necron a un punto comando. Il protocollo rianimazione, avete visto, è una grande rogna. Quindi la possibilità comunque di renderlo un po' meno performante, tutto sommato per un punto comando che è abbastanza economico, rende questo stratagemma de decisamente interessante. E infine abbiamo disturbatore di puntamento, che è invece lo stratagemma, diciamo, anti-tau. Costa un punto comando, viene utilizzato quando un'unità Deathwatch viene bersagliata da un'unità tau. E dopo che l'unità Tau ha risolto i suoi attacchi, puoi rimuovere tutti i traccianti presenti sulle unità Deathwatch scelta. Quindi sostanzialmente vi permette di rimuovere i traccianti che un'unità Tau vi ha messo addosso, sostanzialmente. Piccola notazione, tornando un attimo indietro al primo stratagemma presente, che è Morte all'Alieno, che invece è uno stratagemma che va bene contro tutti gli Xeno, e conferisce più uno alla caratteristica attacco dei modelli di un'unità Deathwatch finché sono in distanza di ingaggio, quindi in corpo a corpo. Questo, se sommato al potenziale attacco aggiuntivo dato a truppe d'assalto come regola generale dei Space Marine, e al ritirare Yuno per ferire, dato dalla regola cacciatore di Xeno, pardon, Yuno per colpire, dato dall'abilità cacciatore di Xeno, più eventualmente anche l'uno per ferire se siamo anche contro il ruolo bellico scelto, potenzialmente, nella migliore delle ipotesi, con un solo punto comando, otteniamo un'unità che ha due attacchi in più, ritira Yuno per colpire e gli tira Yuno per ferire. Quindi anche qui, con una minima spesa, abbiamo potenzialmente delle unità base molto performanti in corpo a corpo contro gli Xeno. Andando avanti con gli stratagemmi, abbiamo lo stratagemma tattiche adattative. È uno stratagemma abbastanza costoso perché costa 2 punti comando ed è uno stratagemma che potete utilizzare una sola volta per battaglia, quindi è limitato, ed esclusivamente se avete il vostro Watchmaster in campo. Tuttavia, è l'unico modo che avete per poter cambiare il ruolo bellico che avete scelto per cacciatore di Xeno. 2 punti comando è abbastanza caro come punto comando, come stratagemma, o comunque non è proprio economico, però considerando che è l'unico modo che avete per farlo, comunque lo considererei uno stratagemma interessante. Una breve menzione dello stratagemma Ammenda tramite l'onore. È uno stratagemma che potete utilizzare se avete uno scudo nero all'interno di un'unità Deathwatch e vi permette di fare ciò che prima era una regola specifica degli scudi nero, ovvero di far fare un intervento eroico all'unità come se fosse un personaggio. Questa è una modifica dalla precedente edizione, non è più una regola generale degli scudi neri che danno all'unità per il semplice fatto che li prendete, ma è uno stratagemma. Costa un punto comando che non è tantissimo e potenzialmente può essere utile nel momento giusto. Quindi se avete potrebbe essere anche diciamo, una motivazione per prendere uno scudo nero all'interno di un'unità al posto, per esempio, di un veterano dell'avanguardia. Quindi comunque è da tenere in considerazione. Passando alla pagina successiva, adozione della dottrina prioritaria è quello stratagemma di cui vi parlavo quando vi ho detto che lo stratagemma Space Marine di avere tutte le dottrine attive su un'unità contemporaneamente era una seconda scelta. Questo perché qui abbiamo uno stratagemma che costa un solo punto comando contro i due dell'altro. E vi permette, fino all'inizio della prossima fase di comando, di dare all'unità scelta i vantaggi di una dottrina a vostra scelta invece di quella attiva in questo turno. Questo è uno stratagemma molto più flessibile e molto più utile, secondo me, perché vi permette, nel momento in cui avete scelto, diciamo, sensatamente la disciplina attiva, la dottrina attiva per quel turno, avete un'unità specifica che non ottiene magari i potenziamenti dalla dottrina attiva in questo momento, ma che ha bisogno di colpire un bersaglio prioritario. Faccio l'esempio più semplice: visto che generalmente la dottrina devastatrice la potete usare una volta sola, una volta che l'avete usata, se vi trovate in un altro momento della battaglia in cui avete un'unità armata di armi pesanti che ha bisogno di tirare giù un bersaglio prioritario, quindi il veicolo di turno o il personaggio di turno, e volete dargli una spinta in più, anche se non potete più usare la dottrina devastatrice, con un punto comando potete dare la dottrina devastatrice a quella sola unità per quel turno. Quindi è uno stratagemma molto utile e che quindi secondo me senz'altro è migliore rispetto all'altro. Abbiamo poi lo stratagemma Confraternita dei Veterani, che è uno stratagemma secondo me molto buono e ho usato anche questo nel Battle Report contro Riccardo. Per 2 punti comando, quindi un po' carotto, però vi permette di scegliere una tattica capitolare o dei successori e scegliere un'unità della Deathwatch che avrà quella tattica capitolare invece di cacciatore di Xeno per questo turno.
questo può essere molto molto utile. Ci sono alcune tattiche capitolari molto molto interessanti, di avere la possibilità per un'unità di avere attiva quella tattica capitolare quando vi serve, anche se pagata, perché due punti comando è un buon prezzo, secondo me è uno stratagemma molto interessante. Abbiamo poi lo stratagemma propulsore di disturbo, che insieme ad assalto senza sosta, questi due stratagemmi sono diciamo un po' gemelli, sono due secondo me degli stratagemmi più interessanti del Codex Deathwatch e permettono rispettivamente in un'unità dotata dell'abilità reattori dorsali o in un kill team con modelli dotati dell'abilità di reattori dorsali oppure in un'unità di motociclisti o in un'unità di kill team che contiene modelli motociclisti, quindi molto utili questi stratagemmi per i kill team, permettono rispettivamente di ripiegare e sparare propulsori di disturbo oppure ripiegare e caricare assalto senza sosta. Quindi tutti e due costano un punto comando, per un costo tutto sommato contenuto vi danno una grandissima arma da poter utilizzare quando vi trovate con un'unità che è stata bloccata in corpo a corpo nel posto sbagliato dall'unità sbagliata. Teleportare molto velocemente all'interno del dettaglio è lo stratagemma che vi permette di schierare in deep strike delle unità Deathwatch, è molto utile, vi dà un'arma di schieramento inestimabile per un punto comando, quindi non entrerò molto nel dettaglio, ottimo stratagemma. Infine, per chiudere, gli stratagemmi equipaggiamento, il campo sudario l'ho messo come stratagemma è molto costoso, costa due punti comando, però di fatto è l'unico modo che abbiamo per garantire che i nostri Corvus Black Star superino almeno il primo turno senza essere shottati e distrutti con tutto quello che contengono. Purtroppo i Corvus Black Star, nonostante io li adori sia esteticamente che a livello di lore, non sono performanti, non erano performanti un granché se non sbaglio neanche nell'edizione precedente, ma adesso sono decisamente pessimi, c'è poco da girarci attorno. Campo sudario, anche se è un po' costoso, è un buon modo per renderli un pochino più protetti, almeno il primo turno, perché permette per il primo turno della battaglia di non renderli bersagliabili dalle unità del bersaglio, a meno che non siano al bersaglio idoneo più vicino. Quindi situazionale, comunque diciamo non grandissimo come stratagemma, però ha una sua utilità. E infine abbiamo configurazione specialistica, che è lo stratagemma che permette di dare alle armi Requiem di un'unità la regola munizioni specialistiche. Quindi è lo stratagemma con cui si possono rendere le armi degli Space Marine Primaris in grado di sparare le munizioni specialistiche della Deathwatch. Lo scotto da pagare, oltre ai due punti comando che costa lo stratagemma, che non sono pochi, è il fatto che le armi diventano armi pesanti 1. Questo è il motivo per cui l'utilizzo più interessante che sembrerebbe esserci di questo stratagemma è utilizzarlo su una squadra di intercessori pesanti che abbiano già l'arma Requiem pesante di base. In questo modo sostanzialmente non si va ad avere un ulteriore svantaggio perché l'arma era già pesante 1, però si ottiene il vantaggio di poter usare munizioni specialistiche. È da valutare caso per caso se vale la pena investire due punti comando per questa cosa, perché comunque non è poco. Dopo il capitolo dedicato agli stratagemmi abbiamo le specialità di kill team, che per ora lascerò da parte perché affronteremo dopo quando parleremo dei kill team, e abbiamo poi i tratti del generale. Qui mi concentro direttamente sui tratti del generale Deathwatch, solo su due o tre che secondo me sono i più interessanti, perché li trovo più interessanti rispetto a quelli degli Space Marine, quindi mi concentrerei solo su questi. Il primo di cui voglio parlare è esempio del capitolo, che permette di scegliere un tratto di comando capitolare di un altro capitolo. Ci sono alcuni tratti capitolari di altri capitoli molto interessanti, quindi come sempre un altro strumento di variabilità all'interno della nostra armata, quindi senz'altro molto interessante. Molto utile anche Guardiano della Cripta Nera, che permette di dare al generale un'altra reliquia, oltre a qualsiasi reliquia che già il generale abbia, scelta tra mantello adamantino, armatura dell'artefice, arma perfezionata o armi digitali, quindi molto utile se vogliamo dare una spinta in più a un nostro capitano, per esempio. Ci sono alcune reliquie, sia Space Marine che Deathwatch, molto interessanti, quindi in realtà può essere più utile avere due reliquie piuttosto che avere un tratto del generale. E infine una citazione a Legami Profondi, che lo metto come diciamo tratto intermedio. E questo tratto del generale conferisce due abilità, permette
permette all'unità base entro 6 pollici di ripetere i test morale falliti. Questo mi piace perché diciamo, sopperisce un po' al depotenziamento che c'è stato in Essi non conosceranno la paura e quindi rende decisamente più resistenti alla fase di morale le unità amiche entro 6 pollici, base ovviamente. E la seconda abilità permette sempre all'unità base entro 6 pollici dal generale, permette di sceglierne una sola e fino all'inizio della prossima fase di comando, quell'unità ha OBSEC, che tendenzialmente partite dal presupposto che un'armata Deathwatch ce l'avrete praticamente con tutta l'armata. La cosa interessante è che se l'unità ce l'ha già, i modelli contano il doppio per quello che riguarda il controllo degli obiettivi. Quindi in un contesto come quello attuale di 40.000 nuova edizione in cui tantissime unità hanno OBSEC, sia Space Marine ma anche di altre fazioni, per esempio nel battle rap con Riccardo praticamente tutte le sue unità avevano obiettivo sicuro, la possibilità di far contare il doppio i modelli permette un po' di counterare questo proliferare diciamo di obiettivo sicuro. Quindi tutto sommato come tratto del generale legami profondi non mi dispiace, devo dire la verità. Passando quindi al capitolo delle reliquie, facciamo un veloce giro sul Codex Space Marine. Ci sono due reliquie che vorrei qua sottolineare, sono entrambi armi da mischia. La prima è Zane della Terra, che sostituisce una spada a catena Astartes, e oltre ad avere già un buon profilo, diciamo, di base per essere una spada a catena, in quanto ha un valore di penetrazione di 2, quindi uno in più rispetto al normale, dà un più uno in forza a chi la brandisce e ha una caratteristica danno fissa di 2. In più ha un'abilità che dice che ogni volta che il portatore attacca, effettua 3 attacchi addizionali, mentre invece una normale ovviamente spara a catena ne aggiunge uno. Quindi come arma da combattimento, se sappiamo che non andremo a affrontare bersagli particolarmente resistenti, per esempio contro un'armata orde o comunque un'armata che avrà un buon numero di corpi da mettere sul campo, è ottima questa arma da combattimento perché non punta tanto sull'aumentare la forza o su valori di penetrazione molto alti, ma sull'avere tanti attacchi. Quindi senz'altro da Zane della Terra è una reliquia interessante. La seconda arma su cui voglio concentrarmi è Benedizione della Furia. Benedizione della Furia è un'arma che può essere data solo a modelli cappellano, ha un profilo di più 2 in forza, valore di penetrazione meno 2, danno fisso 3, quindi diciamo come arma da mischia è persino più performante di Zane della Terra, ma la cosa interessante è l'abilità che fa sì che ogni volta che il portatore attacca, ogni tiro per ferire di 6 modificato causa una ferita mortale in aggiunta al normale danno. Quindi anche qui, se avete un cappellano, magari un maestro della santità nella vostra armata, su cui volete puntare anche come, diciamo, picchiatore, non solo come supporto, mandandolo magari avanti o teletrasportandolo grazie allo stratagemma del teleportare, con un paio di unità di fanteria che picchino forte, e volete comunque mandarlo in corpo a corpo per poter dire la sua, con questa arma diventa comunque un picchiatore forse non paragonabile a un capitano, però senz'altro da tenere in considerazione. Per quanto riguarda invece le reliquie Deathwatch, la prima di cui voglio parlare è il Faro Angelis, che è anche la prima scritta. Questa è una reliquia molto utile per quanto riguarda la mobilità della nostra armata e permette una volta per battaglia, quindi è una reliquia one shot, il modello che la porta, che non sia entrato come rinforzo in quella fase di movimento, può scegliere un'unità di fanteria della Deathwatch o di motociclisti della Deathwatch che si trovi o sul campo, ovunque sul campo, attenzione, e che non sia arrivata come rinforzo in questo turno, oppure che si trova ancora nella camera del teleportarium o in riserva strategica, rimuoverla e schierarla come rinforzo interamente entro 6 pollici dal portatore e a più di 9 pollici dai modelli nemici. Quindi questo vuol dire, cosa vuol dire? Questo permette o di poter schierare in supporto di un personaggio, un'unità che sia attualmente ancora nelle riserve strategiche che non abbiamo schierato, oppure molto più interessante, molto più utile, di poter schierare, rischierare un'unità che già si trova sul campo e che magari è in una posizione in cui non ci è particolarmente utile e poterla invece riposizionare vicino a questo personaggio. Quindi, considerando che abbiamo comunque diversi modi per aumentare la mobilità della nostra armata, grazie allo stratagemma teleportare e al fatto che le unità che contengono Terminator hanno l'accesso al faro di teletrasporto, qualsiasi altra cosa che non abbia queste possibilità, comunque ha la possibilità col Faro Angelis di essere spostata ovunque sul campo e di arrivare da ovunque sul campo e arrivare in supporto di questo eroe.
Questo secondo me è un'ottima reliquia per quello che fa. È vero che permette di farlo solo una volta per battaglia, però il vantaggio a livello strategico che può dare, secondo me, è molto 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 interessante. Seconda reliquia di cui voglio parlare è il Dominus Aegis. Il Dominus Aegis sostituisce uno scudo tempesta, uno scudo reliquia e uno scudo da combattimento e ha due vantaggi. Il primo è un più uno generico ai tiri salvezza, che male non fa, però non è in realtà, diciamo, il succo di questa reliquia. La cosa molto interessante è l'aura che conferisce al personaggio. Fintanto che un'unità base, quindi ricordiamo anche i Dreadnought, ricordate sempre che i Dreadnought sono unità base, amica o personaggi si trova entro 6 pollici dal portatore di questo scudo, i modelli hanno un tiro in vulnerabilità di 5 più. Quindi l'esempio più lampante che mi viene in mente, un bel capitano in armatura Gravis, quello che è uscito col Box Indomitus, gli sostituite il suo bello scudo con il Dominus Aegis e questo affare che già di per sé è difficilissimo da tirare giù, in più vi genera una bolla di 6 pollici di tiro in vulnerabilità a tutte le unità fanteria, Drenno e personaggi che sono appunto entro 6 pollici. Quindi capite bene che è una reliquia estremamente interessante, quindi assolutamente da considerare. Infine, l'ultimo di cui voglio parlare è il tomo di Ectoclades. Il tomo di Ectoclades funziona in una maniera molto particolare. Una volta per battaglia, nella fase di comando, potete usare il tomo, quindi anche questa è una reliquia one shot. Quando lo fate, scegliete una scheda tecnica utilizzata dall'avversario, quindi attenzione, non ruolo bellico come cacciatore di Xeno, scheda tecnica. Scheda tecnica vuol dire il nome dell'unità. Guerrieri Necron, Space Marine, squadra tattica Space Marine, cose così. Fino all'inizio della prossima fase di comando, quindi per un turno, il portatore del tomo ottiene un'abilità ad aura, che è l'abilità Tomo di Ectoclades, che recita: fintanto che un'unità base Deathwatch, ricordatevi sempre i Dreadnought, si trova entro 6 pollici dal portatore, ogni volta che attacca l'unità della scheda tecnica scelta può ripetere tutti i tiri per ferire. Quindi questo è molto utile perché vi permette, è vero una volta per battaglia, quindi contro sostanzialmente un solo bersaglio, ma data un capitano che quindi, o meglio ancora magari è un Watchmaster che quindi può permettere a un'unità di ripetere tutti i tiri per colpire, una volta per battaglia scegliete un vostro bersaglio, un'unità che avete assolutamente bisogno di eliminare, un personaggio che avete assolutamente bisogno di togliere dal tavolo, quello che volete. Col vostro Watchmaster date all'unità di base ritira tutti i tiri per colpire, in più usate il tomo di Ectoclades e gli date ritiri tutti i tiri per ferire. Quindi sostanzialmente avrete un solo turno di tiro contro cui però praticamente avrete un'efficienza di tiro quasi del 100%. Allora, ritorniamo di nuovo agli Space Marine, passiamo al capitolo delle discipline, quindi sostanzialmente gli incantesimi, tra virgolette, che possono lanciare i bibliotecari. Di base gli Space Marine hanno accesso a due discipline, la disciplina Librarius, che è la disciplina base, diciamo, a cui hanno accesso tutti i bibliotecari, la disciplina dell'offuscamento, che invece a cui hanno accesso i bibliotecari in armatura Phobos, e la disciplina di Xenoepurgazione, che poi andremo a vedere, che è quella specifica per la Deathwatch. Parlando di quelle due base, trovo che la disciplina Librarius sia decisamente più performante rispetto a quella dell'offuscamento. C'è solo un potere della disciplina dell'offuscamento, di cui poi vi parlerò, che secondo me può essere particolarmente interessante. Per quanto riguarda la Librarius, non passo in rassegna tutti i poteri, vi dico quelli che secondo me sono i più interessanti. Senz'altro, potenza degli eroi è interessante. Aggiungere uno a forza, resistenza e attacchi di un'unità, senz'altro è un buff notevole. Oltretutto, al valore di lancio di 6, che è il valore di lancio più basso che c'è, quindi senz'altro è un'ottima disciplina che va bene un po', diciamo, in tutte le situazioni. Interessante è anche zona di annullamento, che conferisce due poteri contemporanei, che sono rispettivamente utili: il primo per avere a che fare contro unità con tiri in vulnerabilità particolarmente fastidiosi, in quanto crea praticamente una bolla di 6 pollici attorno allo psionico, all'interno del quale non possono essere presi effettuati tiri salvezza e invulnerabilità. E il secondo invece, che genera sostanzialmente una bolla di zona di annullamento psionico, che praticamente fa sì che le unità psioniche nemiche entro 6 pollici da questo psionico dimezzino il valore nei tiri di lancio per
per lanciare poteri psionici, quindi può essere utile sia per affrontare psionici nemici, sia per affrontare appunto unità con tiri in vulnerabilità particolarmente fastidiosi, quindi comunque senz'altro interessante. E poi senz'altro fortezza psichica, che anche qui genera una bolla di 6 pollici attorno allo psionico, e i modelli delle unità amiche entro questa bolla ottengono un tiro in vulnerabilità di 5+, quindi questo un po' si sovrappone alla reliquia di cui parlavo prima, è un metodo alternativo per dare un tiro in vulnerabilità e non è male per niente. Passando alla disciplina dell'offuscamento, c'è un solo potere in cui voglio su cui mi voglio soffermare, poiché generalmente, come vi ho detto, la trovo meno performante della disciplina Librarius, ed è il potere allucinazione. Offre anche questo 2 benefici contro un'unità nemica entro 18 pollici dello psionico. Questa unità ha meno 1 la disciplina, che può essere utile sì come no, così. Molto più interessante, ogni volta che il modello di quell'unità effettua un attacco, sottrae 1 al tiro per colpire. Quindi questo potrebbe essere potenzialmente molto più interessante. Se volete, diciamo, depotenziare un'unità nemica che vi fa paura in corpo a corpo, o anche in realtà da distanza, perché è un tiro per colpire generico, questo potrebbe essere interessante. Non so se vale la pena prendere un bibliotecario in armatura Phobos apposta per usare questo potere, però diciamo, vabbè, è l'unico che terrei in considerazione in questa disciplina. Torniamo al Codex Deathwatch per la disciplina di Xenopurazione. Trovo molto bella questa cosa che abbiano fatto una disciplina specifica per la Deathwatch a tema appunto epurazione di Xeno, e mi piace molto questa scelta di dare questi flavor un po' specifici. Per quanto riguarda la disciplina di Xenopurazione, ci sono 2 o 3 poteri su cui voglio menzionare. Il primo è rafforzato dal disprezzo, che secondo me è uno dei poteri psionici più potenti di cui abbiamo a disposizione, e conferisce generalmente si chiama Feel No Pain, quindi la possibilità di ignorare una ferita al 5+, neanche al 6+, quindi al 5+, non male, a un'unità amica Deathwatch di fanteria o di motociclisti entro 18 pollici dallo psionico. Altra disciplina che voglio su cui soffermarmi è Coltre d'Ombra. Colte d'Ombra, con un valore di lancio di 6, permette di scegliere un'unità amica Deathwatch di fanteria entro 12 pollici, e fino all'inizio della prossima fase psionica, se l'unità non tira e non carica, quindi rimane più o meno ferma e tranquilla, le unità nemiche non possono tirare contro l'unità scelta, a meno che non sia entro 12 pollici da essa, non siano entro 12 pollici da essa e sia l'unità idonea più vicina. Quindi questo potere è molto utile per proteggere unità che stanno svolgendo azioni su un obiettivo, oppure unità che stanno controllando un obiettivo. Infine, volevo fare una piccola notazione sulla disciplina scissione, che non è forse una delle più potenti o delle mie preferite, però secondo me può essere messa nella categoria intermedia, quindi potrebbe valer la pena citarla. È una maledizione, quindi viene lanciata su un'unità nemica, in particolar modo su un personaggio nemico, entro 18 pollici dallo psionico. Infligge una ferita mortale, niente di che, ma neanche, cioè, va bene, prendi e porta a casa. La cosa interessante è che fino all'inizio della nostra fase psionica successiva viene ridotta di 3 la gittata dell'abilità aura di quel modello. In più, se il risultato del test psionico supera la disciplina di quel modello, le abilità aura di quel modello non funzionano fino all'inizio della prossima fase psionica. Quindi questa è un'ottima abilità warp per, diciamo, limitare o spegnere proprio l'abilità aura dei personaggi nemici. Ok, torniamo al manuale Space Marine per affrontare le litanie, quindi l'ultimo capitolo delle abilità specifiche di alcuni modelli, ovviamente litanie specifiche dei cappellani. Mi spiace che non ci sia una scuola di litanie, non lo so, un gruppo di litanie specifiche per la Deathwatch, però le litanie base del manuale Space Marine sono ottime, cioè sinceramente praticamente trovo che quasi tutte siano buone, o anzi, trovo che tutte siano buone, quasi tutte siano ottime. Quindi non entrerò nel dettaglio di ciascuna, le descriverò molto velocemente per non sprecare troppo tempo, ma sostanzialmente avete solo l'imbarazzo della scelta fin in funzione di quello che vi serve ottenere. Forse l'unica un po' sottotono è la litania dell'odio, che è quella base che hanno tutti i cappellani, che ci può anche stare che sia quella meno performante, perché è quella che hanno gratis tutti, quindi ci può anche stare. Da sottolineare che rispetto alla fase precedente le litanie adesso vengono tutte lanciate nella fase di comando,
Che questa cosa abbia pro o contro dipende un po' dal caso specifico e dalla singola litania. Senz'altro è più comodo e più semplice da tenere a mente perché sappiamo che è un'altra cosa che si fa nella fase di comando e eviti di dimenticartelo, perché prima c'erano litanie che venivano lanciate in momenti diversi e magari uno rischiava di perdersele via. Quindi, passando velocemente in rassegna, la prima è litania della fede, da un tiro di Feel No Pain al 5+. Poi abbiamo Catechismo di Fuoco, che permette, conferisce a un'unità base amica o un personaggio entro 6 pollici più 1 al ferire, quando tira all'unità nemica idonea più vicina. Attenzione a questa precisazione perché ne limita un po' ovviamente le performance. Poi Esortazione della Rabbia, anche qui un'unità base amica o un personaggio amico entro 6 pollici, l'unità ottiene un più 1 al ferire in mischia. Poi abbiamo Mantra della Forza. È particolarmente utile se si vuole creare un cappellano, diciamo, che sopperisca a un capitano come personaggio da mandare in corpo a corpo per combattere. Infatti, Mantra della Forza conferisce al cappellano stesso più 1 attacco e più 1 in forza e più 1 in danno alle armi da mischia. Poi abbiamo Orazione della Concentrazione, anche qui unità base o personaggio amico entro 6 pollici, conferisce un più 1 al colpire quando tira, quindi ottimo. Ottimo, ottimo per potenziare un'unità che ha bisogno di tirare contro un bersaglio ad alta priorità. E infine abbiamo Cantico dell'Odio, anche questa è un'unità base amica entro 6 pollici da questo modello, ottiene più 2 a caricare, attenzione che ha specificato che non è cumulabile con nessun altro tipo di bonus alla distanza di carica, e più 3 pollici quando ammassa e consolida, anche questo specificato che non è cumulabile. Quindi, questo può essere particolarmente utile se l'unità che stiamo andando a supportare rischierebbe una carica fallita. Quindi, forse di tutte le litanie è quello che trovo un pochino di un gradino sotto, ma in realtà nel momento giusto può essere molto utile.